prima di illustrare la nostra mozione, vorrei, senza polemiche, però puntualizzare, e mi faccio tramite appunto la Presidenza, al collega Rizzo dei 5 Stelle, che il governo di Israele non è a Tel Aviv ma è a Gerusalemme, ed evidentemente tante inesattezze che ho sentito riportare nell'illustrazione della mozione nascono anche dal fatto che quando si parla di questioni così delicate, magari sarebbe bene anche tener conto di quelle che sono non sfumature, ma questioni appunto di importanza rilevante. Noi, diversamente da tutti i colleghi che ci hanno, dai tre colleghi che ci hanno preceduto e che rappresentano i loro gruppi, e probabilmente anche una sensibilità più ampia, abbiamo un approccio totalmente diverso rispetto appunto a quello che potrebbe essere potenzialmente il riconoscimento dello Stato di Palestina. Innanzitutto non ci piacciono, non ci sono mai piaciuti delle prese di posizioni unilaterali, soprattutto laddove in situazioni così delicate di conflitto continuo e certe volte anche crescente come quelli di quell'area, sappiamo benissimo che mai hanno portato a risultati positivi, anzi hanno portato sempre più ad allontanamenti. Quindi noi chiaramente esprimiamo la nostra profonda preoccupazione per quello che è comunque un aggravarsi della crisi che avvolge la regione medio orientale, non solo la regione medio orientale, ma anche quella nordafricana, dove, guarda caso, cresce pesantemente l'influenza dell'Islam politico radicale e delle sue emanazioni jihadiste, emanazioni che sono dedite, come abbiamo visto, alla lotta armata, purtroppo anche all'interno dell'Europa. Va evidenziato come tale situazione di fatto costituisca un'obiettiva preoccupazione che accomuna l'Europa e lo Stato di Israele, che in quell'area, se l'allarghiamo, diciamo così, anche al Maghreb, costituisce, insieme alla Tunisia, l'unico presidio democratico della regione. Non possiamo non far notare come la circostanza che lo Stato di Israele continua a essere bersaglio di attacchi terroristici che tendono a negarne il diritto di esistere e a condizionare il comportamento, sempre con quel meccanismo malato che si è visto da parte dei terroristi palestinesi di provocare delle reazioni militari, secondo la triste e purtroppo straabusata logica del tanto peggio, tanto meglio. Va ricordato inoltre come territori appartenenti alle autorità nazionali palestinesi siano soltanto in parte sotto effettivo controllo di Abu Mazen. Trovandosi ad esempio la striscia di Gaza, e qui ci sono dei colleghi, tipo il collega Palazzotto, di cui apprezzo assolutamente la passione che mette in questo tema, seppur sia assolutamente distante poi il tipo di soluzione che andiamo a proporre, o perlomeno la tipologia di percorso. È chiaro che la soluzione comune è quella di cercare un punto di caduta che sia sulla parola pace e convivenza, ma ripeto, queste fughe in avanti che si sono viste in Svezia, che si sono viste in Inghilterra, che si sono viste in altri paesi, di un tentativo di riconoscimento unilaterale senza arrivare in qualche modo a una mediazione con lo Stato di Israele, a un accordo bilaterale con lo Stato di Israele, non possono assolutamente portare a quel punto di caduta, anzi possono solo ed esclusivamente accelerare quelle che sono situazioni di crisi e di tensione. Dicevamo prima, ad esempio, appunto la striscia di Gaza, che è sotto la predominante influenza di Hamas. Hamas, che non è sicuramente una parte dialogante in tutto lo scenario, non è un attore dialogante in quello che è lo scenario medio orientale, anzi, legato è di fatto all'articolazione locale della Fratellanza Musulmana, ha profonde contatti ed è di ispirazione jihadista, quindi anche qui utilizzo della violenza per arrivare in qualche modo a continuare a dividere il mondo in queste due famose fazioni, cioè i puri e gli impuri. È difficile trattare e negoziare con queste persone. Del resto non si può non sottolineare come proprio Hamas sia stato l'origine, nel corso dell'ultimo decennio, di aspri confronti militari con lo Stato ebraico, cosa che, permettere di concludere,
come ragionamento che l'esecutivo presieduto da Abu Mazen non possiede sicuramente il monopolio della forza armata dei territori amministrati dall'autorità nazionale palestinese. Infatti, dobbiamo anche valutare, e qui è uno scenario che si allarga ancora di più da un punto di vista geopolitico, come Hamas sia a livello internazionale appoggiato dalla Turchia, un paese che ricordo ha promosso un tentativo di violare il blocco marittimo imposto nei confronti della striscia di Gaza con la famosa storia della Freedom Flotilla. La situazione geopolitica medio orientale quindi appare per noi, ma non solo a noi, voglio dire, è estremamente delicata e complessa e, torno a ribadirlo, ogni passo unilaterale conseguentemente per noi è un azzardo assolutamente inopportuno. Apprezziamo comunque, questo dobbiamo dirlo per onestà intellettuale, che almeno una parte del sistema politico palestinese ha accettato il metodo diplomatico come principale strumento di iniziativa, archiviando la stagione, diciamo così, del terrorismo che era legata alla vecchia OLP. Però riteniamo che la causa del processo di pace debba avanzare attraverso il dialogo di tutte le parti coinvolte e non, ripeto, con questi sostegni unilaterali che arrivano da Stati membri dell'Unione o addirittura anche da Stati assolutamente lontani che magari hanno interesse non di natura geopolitica ma di natura ideologica a sostenere la creazione dello Stato di Palestina senza un accordo bilaterale con Israele. Noi siamo assolutamente convinti, fra l'altro, che in questo dialogo debbano essere inclusi obbligatoriamente, oltre che gli Stati Uniti e l'Unione Europea, debba essere inclusa assolutamente anche la Russia. Per questo noi abbiamo proposto nel dispositivo tre punti semplicissimi che, ripeto, al netto di quelle che possono essere le valutazioni in premessa, riteniamo possono avere, anche con una, diciamo così, anche con un confronto prima del momento del voto che avverrà nelle prossime settimane, possono avere questi tre punti la più ampia condivisione, perché nessuno nega alla Palestina il diritto, dopo aver svolto un percorso veramente democratico e allontanato la parte violenta, di poter in qualche modo assurgere a concetto di Stato, diciamo, di poter arrivare al punto, poter arrivare al punto di sviluppare una pace attraverso una sua Costituzione, però questo non può prescindere, come abbiamo messo nel primo punto, da quello che è il dialogo, cioè a non assecondare né agevolare ulteriori tentativi unilaterali dell'autorità nazionale palestinese tesi ad ottenere il riconoscimento internazionale dello status di Stato sovrano senza che sia intervenuto un accordo bilaterale preventivo con lo Stato di Israele. Il secondo punto è quello di sostenere la causa del dialogo diretto tra le parti coinvolte e quindi non bypassarlo in qualche modo attraverso queste forzature, anche con l'apporto dell'Unione Europea, degli Stati Uniti e appunto, come ricordavamo prima in premessa, della Federazione Russa. In ultimo, a favorire ogni genere di misura che possa contribuire all'indebolimento di Hamas, che noi vediamo come un ostacolo insormontabile, la sua presenza è un ostacolo insormontabile a qualsiasi processo di pace, in particolare escludendo il movimento islamista dalla gestione degli aiuti di ricostruzione della striscia di Gaza. Come vedete, non abbiamo predisposto e presentato una mozione che ha una valenza ideologica di contrapposizione, ma consideriamo questa mozione un contributo fattivo a quello che è, secondo noi, il percorso naturale e più agevole per arrivare effettivamente a quel processo di pace che tutti quanti abbiamo richiamato. Perché, ancora una volta chiudo, le mosse unilaterali in scenari dove gli azzardi non hanno mai pagato, anzi hanno solo creato i problemi, rischierebbero di in qualche modo allontanare sempre di più una soluzione pacifica e
e creare ulteriori tensioni all'interno di uno scacchiere internazionale, che è quello, diciamo, medio orientale, che già di tensioni ne ha tante, si sono già espanse anche nell'Africa, e lo vediamo con la creazione dello Stato dell'ISIS, cioè di questo Stato islamico che sicuramente, se non contrastato adeguatamente, rischia di essere molto molto più ampio rispetto a quello che è la sua dimensione originaria. Vi ringrazio.